Signore e signori, la recita non finisce qui. Anche se i tempi sono cambiati e il nostro vivere non è più quello di una volta, lo spettacolo continua perché a Formia il vecchio e il nuovo convive ancora, anche se le megere che facevano ciuciù, cioè salotto in strada, sedute davanti al basso dove abitavano, sono scomparse. Ora per le strade non si sentono più le voci a stesa dei pescatori della Zella con le spaselle piene di pesci pescati a momò. Sono scomparsi anche gli antichi mestieri dello stagnino, del sarto, del maniscalco, del bottaio, del carratore, che esercitavano il loro lavoro più all'aperto che al chiuso delle loro botteghe. Non si vedono più girare per le strade le tipiche figure dell'arrodino, dell'ombrellaio, di Dumbagliaseggio e della Conciapiatta, ma se andiamo alla vieia vediamo ancora anziane signore con la tradizionale borsa di stoffa baccaglià animatamente sul prezzo con l'ortolano, con ammiccamenti accompagnati da gesti ancestrali. Ed è proprio questa vita popolare nel suo variopinto trascorrere quotidiano che noi vogliamo continuare a descrivere e a portare sulla scena per tramandare un patrimonio linguistico di cultura popolare ricco di traslati e doppi sensi che affascina tuttora il pubblico anziano, rimasto ancorato alle usanze del passato. A questo punto, come non ringraziare con un caloroso applauso questo valente gruppo della nostra associazione Mola, che ogni anno con impegno, passione e sacrificio riesce a portare sulla scena le usanze ormai perdute della nostra città? La piantina messa a dimora anni fa è diventata albero rigoglioso e quest'anno è entrato ad involtire il gruppo teatrale il giovanissimo Antonio Esposito, coccolato durante le prove dalle badesse Rita Paolino, Rita Villa e Marzia Palmaccio, con caramelle alla menta, cioccolatini e latte e lecca lecca al limone, facendo sparire il piccolo Lorenzo Bondanese. Questo si verifica durante le prove, ma non sapete che cosa succede dietro le quinte. Durante la recita si potrebbe ricavare veramente una bella sceneggiata. Sentite un pochettino cosa è accaduto poco fa. Rita Villa fa Pupetta Zangrillo. Uè, Pupè, ma tu stai a vedere Anna Maria con quella paglietta anche io e chi di bocchina in bocca se crede ad avere adesso la diva di Dio. È come se la fossi io quando cammina. E che si crede? Che solesse la te che la paglietta, che la cammaneta. Anna Maria, informata da Rita Paolino, che sta sempre giù lecca lecca, risponde con sarcasmo. È proprio adesso parla che quando ha fatto la turista tedesca ha pigliato la chepa per il culo. Rita Paolino, ricordando la battuta finale del suo incontro con Don Gastone, cioè con
Valeriano Tavio, quasi pentita della confidenza fatta, la prega dicendo: «Uè, Anna Maria, per amor di Dio, sa, io non ci dite niente». Come si vede, signore e signori, il sipario rimane aperto e lo spettacolo continua. Vi ringraziamo di essere intervenuti così numerosi, siamo convinti di avervi fatto trascorrere una serata di sana allegria. Arrivederci all'edizione 2015 di Bolla in Festa. Grazie.